In generale l'operazione è rendere ariostesco, boiardesco un territorio. Ed è uno dei modi per apprezzare un testo. Quando un testo lo si legge e si riconosce qualche cosa che già si sa ma non si sapeva di sapere. E questi poemi sono dei tessuti proprio di luoghi che vengono offerti al riconoscimento. E per questo si gode, non è tanto l'avventura, l'intreccio, la storia. Chi è che si ricorda la storia dell'Orlando innamorato? Ben difficile ricordarsi tutte queste cose, uno deve averlo fresco, letto appena da pochissimo, e poi ci si perde, poi non è neppure così importante, e poi è interrotto, tra l'altro, è un poema che viene sospeso. Per l'Ariosto, certo, l'Ariosto dà un senso di compiutezza, però l'Ariosto stesso fa un poema che, a cui nella ultima edizione, nel 32, se non sbaglio, rispetto, ci infila dentro degli altri episodi. I cavalieri non sono più dei cavalieri della fede, come nei poemi del Nord Europa o così, ma sono cavalieri da manicomio. Nel senso che si comportano come si comportano tutti gli esseri umani, seguono delle loro manie. Un architetto segue la sua mania, chissà perché quella, un altro, un letterato ne segue un'altra, eccetera. La descriverebbe così il mondo. Un politico, questo forse andrebbe chiuso istantaneamente in manicomio, perché questa è una mania molto grave. E quindi è lo sguardo dall'alto che trasforma i cavalieri in maniaci come sono maniaci gli insetti, i quali hanno un loro programma e per cui i cavalieri correranno dietro alla loro dama, alla loro spada, non ci sono più principi di fede o i grandi ideali che uniscono, ma ogni cavaliere è un individuo singolo che persegue, come dire, il suo istinto, e il suo istinto è un precisissimo programma d'azione. Ho sognato una notte Nixon e Berlinguer ed eravamo a Vernazza. E Nixon veniva da destra, Berlinguer veniva da sinistra, e avevano tutti e due una pistola in mano e si avvicinavano. Io dicevo: mamma mia, chissà cosa succede nel sogno, che è ancora nitido. Si avvicinavano e quando erano vicini incrociavano le pistole e scoppiavano a ridere. E anch'io un riso irrefrenabile. E mi sono svegliato al mattino che ho capito che era tutta una pagliacciata, un'enorme pagliacciata e ho restituito la tessera del PC. Non so spiegare meglio la cosa, forse i sogni arrivano come aiuto.